Buongiorno Astore, benvenuti ai nostri microfoni, ciao! Ciao Simone, buongiorno a te, grazie mille per lo spazio e per l'occasione. Grazie Un mille a saluto a te! tutti gli ascoltatori. Eh sì, partiamo a bomba parlando del nuovo singolo, vediamoci stasera un bel reggaeton, avevamo bisogno di questo ritmo. Beh, sicuramente questo è un ritmo che non deve abbandonarci mai. Questo è il mio genere, questo è il mio stile e chiaramente la mia idea è quella di accompagnare i miei ascoltatori tutto l'anno con queste sonorità, andando sempre a crescere, a migliorare, arrivando a più persone possibili, chiaramente. Beh, tra l'altro questo è un brano con un testo che secondo me è anche molto adatto al periodo che stiamo vivendo. Sì, è molto figlio anche del periodo che stiamo vivendo, chiaramente. Ti spiego, l'idea nasce in realtà in estate. Io scrissi il ritornello assieme a un mio amico durante appunto l'estate, in un momento in cui ero a Roma. E dopo essermi visto, perdonami, a Battiti Live, ho deciso di concentrarmi poi interamente sul disco. Sono partito da quel provino lì, da quel ritornello che avevamo. Come prima canzone, appunto, e poi ho sviluppato la strofa, insomma, e l'ho poi allargata, ecco, coinvolgendo Luca e Roberto, che hanno subito accettato di entrare in questo progetto strafico, secondo me. Tra l'altro colpisce l'affinità con Luca e anche con Robledo, ma com'è nata la vostra collaborazione? So che con Luca è nato praticamente da un ascolto. Esatto, sì, i primi di settembre Gigi D'Alessio ha pubblicato il suo disco con tutta la scena napoletana, comunque veramente figo. E tra il vecchio repertorio di Gigi, sicuramente uno dei miei brani preferiti era proprio Di Notte, quindi avevo tanta curiosità ad ascoltarla. E rimango stupito dal talento di Luca, quindi mando in loop la strofa e dico wow, che stile, che flow e che metrica. Il giorno dopo gli ho scritto e nel giro di poche ore ci siamo trovati a collaborare. Fighissimo. Beh, diciamo che queste sono le belle, sono proprio le storie di musica, anche quell'affinità, che forse poi va al di là anche di quella che può essere una conoscenza personale che magari poi si sviluppa successivamente. Esatto. Noi, ti ho detto, abbiamo approcciato proprio come due colleghi che si stimano, ci siamo fatti complimenti a vicenda. E parallelamente stavo chiudendo i provini del mio disco e proprio per Vediamoci Stasera avevo in mente di chiamare dei featuring. Quindi parlando poi con Francis, che è l'altro autore del ritornello, in una delle nostre riunioni abbiamo pensato, proponiamo questa a Luca già, vediamo se la sente sua. Luca ha subito dato l'ok, ha subito dato la sua disponibilità, ha apportato alcune modifiche alla base, perché se senti nella sua parte diventa un po' più, no, R&B, un po' più sullo stile appunto di Luca. Nel giro di poco ci ha mandato la strofa e ora ecco, siamo sicuramente grandi amici e ci stimiamo tantissimo a livello artistico e Beh, anche personale, chiaramente. ci sta decisamente. E tra l'altro sentendoci anche da un'estate dove il tuo pezzo è stato uno dei veri e propri tormentoni, un pezzo che ha funzionato molto bene anche in radio. Ti aspettavi tutto questo? Un'estate di fuoco e sicuramente ancora devo realizzare. Sandri è stato un grande successo, ringrazio Emma per averla voluta condividere con me. Non me l'aspettavo perché poi io non avevo mai fatto disco d'oro, questa per me è stata la prima certificazione, quindi parlare ecco, appunto di certificazioni, di dischi d'oro, per me è sempre, anzi è una novità a tutti gli effetti, non si era mai verificato in passato. Però sono contento, motivato, non vedo l'ora di ricevere la mia targhetta, il quadro, così me lo prenderò a casa. E che sia poi di buon auspicio anche per il mio disco, voglio farne tanti, insomma, sicuramente. Quello che ti auguriamo, quello che ci aspettiamo. Disco che immagino arriverà nel 2021. Come, scusami? Disco che arriverà comunque nel 2021. Assolutamente sì, posso dirti già però che buona parte è chiuso, per buona parte è chiuso, ha lavorato tantissime canzoni, ho scelto quelle che mi piacevano di più, quelle in cui mi racconto e non vedo l'ora di farle ascoltare. Siamo al mix e mastering appunto del disco, quindi manca poco. Man mano Gigi Finalizzando. Barocco, che è un grande professionista, ci sta mandando tutti i master e ognuno suona meglio di quello prima, quindi cioè, sono veramente contento, felice, ma molto concentrato e determinato perché ecco, forse anche grazie a Sangria ho assunto la consapevolezza di poter fare qualcosa di grosso, di grande, e ho lavorato a questo disco con la massima concentrazione, isolandomi completamente dal mondo social per almeno 4 mesi e per potermi dedicare appunto alla scrittura, al riascolto, al perfezionamento di ogni dettaglio. Direi che abbiamo raggiunto un bellissimo risultato che non vedo l'ora di far ascoltare Ma per vedere la gente. ottimo, Che
2020-2021 ha ancora senso parlare di disco, ancora senso parlare di album, visto che comunque si ascolta molto ormai tramite Spotify e si scelgono comunque le varie tracce? Sì, assolutamente sì, perché un disco è un po', come dire, raccolta, sì. Non tanto raccolta, ma è proprio una testimonianza dell'ego, del carattere e dello stile di un artista, quindi è il contesto in cui poi si sviluppa alla grande ogni sfumatura che caratterizza il cantante, l'artista, il musicista, insomma l'artista. Nel mio caso avremo un disco chiaramente reggaeton, la mia idea è quella di portare questo genere ancora più in alto rispetto a dove già è. Voglio essere ancora di più uno dei maggiori rappresentanti ed esponenti di questa corrente in Italia e spero di riuscirci, spero che poi i numeri e il pubblico ci daranno ragione. E manca poco, ecco, quindi ora siamo partiti con Vediamoci Stasera, che è il primo step. Secondo me abbiamo indovinato il singolo perché parte insomma il discorso legato al contesto attuale, perché sicuramente anche il titolo, no? Vediamoci Stasera è uno di quegli inviti così normali, così scontati, che mai come in questo momento siamo abituati a non dire più. Quindi assume anche una valenza sicuramente molto attuale, e anche per come ho lavorato alla mia strofa, capisci che ho preso tanto spunto da quello che stiamo vivendo, no? La rima sul locale, le riaperture varie, eccetera, eccetera. E quindi ecco, questo è stato il primissimo step, mi fa piacere condividerlo con Luca e Robledo, che è un grande artista anche lui, e vediamo ecco come andrà. Noi stiamo lavorando con molta calma, molta concentrazione, perché chiaramente uno dei nemici fondamentali e principali di un artista è la fretta, e tu credimi che tante volte un artista, magari anche come me, specialmente alle prime armi oppure ai primi approcci, può farsi prendere dalla fretta, ma questa non porta mai nulla. I risultati arrivano con un lavoro costante, con tanto impegno e tanta dedizione e soprattutto credendo in quello che fai. Questo è un po' la mia visione. Credo che sia fondamentale. Ma senti, parlando del reggaeton, ormai è qualche anno, comunque anche in Italia, è particolarmente apprezzato. Ricordo quando uscirono i primi brani, si pensava potesse durare il tempo di una stagione. Oggi invece è una realtà consolidata. Qual è secondo te il segreto anche di questo apprezzamento del pubblico, di questo apprezzamento che continua nel tempo, nonostante una stagione così difficile dove c'è stato anche poco tempo per ballare obiettivamente? Certo. Allora, sicuramente il reggaeton in Italia è una corrente che si sta sviluppando, ho trovato già dei primi esponenti e delle prime hit che hanno poi dimostrato in termini numerici quanta forza può avere questo genere. Bisogna chiaramente distaccarci dal discorso legato alle hit estive, no? Perché è facile poi cadere un po' in quel tranello e accostare quindi il genere ad una stagione soltanto. Io credo che sia importante viverlo un genere, rappresentarlo, ma rappresentarlo in ogni tua sfumatura. Cioè, io sono reggaeton da quando mi alzo a quando vado a dormire, in ogni cosa che faccio, nel mio storico e nel mio approccio alla vita. Basta insomma studiare, capire cos'è il reggaeton per capire appunto di cosa sto parlando. Io stesso ho fatto dei primi tentativi nel mio percorso, perché io parto con un disco che era Astral, questo era il titolo, un primissimo album veramente. I miei esordi, ma era appunto una raccolta di brani che avevo già pubblicato su YouTube. E come genere andavo un po' su quel pop molto americano, comunque, che puntava alla hit, puntava al ritornello. Cioè, io ho questa cosa in me che è quella di saper fare, passami questo termine, perché comunque so che può sembrare un po' arrogante, però ecco, la musicalità, la melodia, ce l'ho sempre avuta, insomma, e l'ho sviluppata negli anni. Già in quegli anni lì, parliamo di 2017-2018, feci già alcuni tentativi con Mi fai innamorare, Una come te, che erano primi brani miei, che hanno riscosso anche un buon successo, generato buoni numeri, e venivano da un approccio al mondo latino, provare a scoprirlo, eccetera. Negli anni ho cercato di sviluppare questa che poi è la mia direzione, la mia strada, capirla fino in fondo. E tornando alla domanda che tu mi hai fatto, la nostra bravura dovrà essere quella nel far capire a tutti coloro che ci ascoltano, a tutti i nostri fan, che questo è un genere che deve vivere tutto l'anno. Basta guardare in Sud America dove è nato. È un genere che puoi ascoltare chiaramente a gennaio come a dicembre, non soltanto luglio-agosto, e devi viverlo tutto l'anno, ecco. Quindi è un discorso, quello legato al reggaeton, che sicuramente coinvolge la musica, ma credo che coinvolga anche tanto l'attitudine dei singoli protagonisti, ok? Quindi la bravura sta anche in questo.
e io so di essere reggaeton dalla mattina alla sera e andrò sempre di più a sviluppare, cercare poi di farlo capire, di farmi ascoltare e di arrivare a più persone possibili. L'idea è questa, la direzione è questa e la mia voglia è quella di lottare tutti i giorni affinché poi questo mio genere, questo mio stile, questa mia attitudine possa sempre affermarsi ogni giorno di più, un passettino alla volta. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti anche per questo bel messaggio sul reggaeton, ti auguro buona musica e speriamo di vederci presto anche dal vivo. Grazie mille Simone, volevo aggiungere anche un'altra cosa, sempre legata al mio genere. Una cosa fondamentale della musica, forse mai come in questo periodo, almeno per come la penso io, sia legata anche ai valori che uno vuole mandare, perché io credo che ognuno è il messaggio che porta. Quindi ci tenevo a dire che per me la mia musica deve basarsi, si basa su degli ideali, su dei valori che sono lealtà, realtà, verità e gratitudine, quindi essere real, essere vero nell'approccio, nell'attitudine, in quello che faccio. Essere propositivo, mandare questo messaggio ai miei ascoltatori, insomma, cercare sempre di fare il meglio in ogni situazione, cercare di lottare per i propri sogni, è fondamentale, ed è quello che ci tiene vivi, e soprattutto bisogna essere grati e riconoscenti alla musica, a Dio, a tutte le persone che ci sono care, a tutti coloro che hanno fatto qualcosa per noi, e che ci hanno fatto crescere e diventare poi pian piano quello che siamo. Quindi lealtà, verità, gratitudine sono un po' i principi della mia musica e sono quelli che voglio rappresentare ancora di più. Molto bene, è stato bene a puntualizzare. Grazie mille, buona musica, a presto. Grazie a te Simone, un abbraccio.